Buonasera a tutti e anche questa sera benvenuti a questo segmento dedicato al meglio della cultura italiana. Quest'oggi parleremo di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, la cucina italiana. La nostra gastronomia suscita da sempre grandi consensi in tutto il mondo. Non stupisce quindi l'enorme successo della Settimana della Cucina Italiana, realizzata per la prima volta nel 2016 e che si ripeterà anche quest'anno dal 19 al 25 novembre. Ma vediamo qualche immagine di cosa è successo a Toronto durante le prime due edizioni. Non c'è comunità più appassionata al cibo come la nostra qui a Toronto. Ecco perché l'Alta Italia e le CFF si prepareranno quindi a celebrare la terza settimana della cucina italiana nel mondo, con ben due proiezioni cinematografiche dove la tematica culinaria regnerà sovrana. L'8 novembre al Cineplex Cinema di Vaughan e il 23 novembre al TIFF Bell Lightbox di Toronto. In collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura porteremo sul grande schermo il film Quanto Basta del regista Francesco Falaschi. Racchiudere in un genere cinematografico questo film è un po' difficile. La pellicola si colloca in metà tra la commedia, perché riderete e parecchio, ed il dramma, perché vi si stringerà il cuore più di una volta. È stato arrestato due volte per percosse e lesioni aggravate. 3 stelle Michelin, è diventato celebre anni fa grazie al ristorante Il Melampo. Timo, maggiorana, pepe nero, cipolla. Ma li hai azzeccati tutti. Alla patente? Il foglio rosa. Sono ragazzi con sindrome di Asperger. Ditemi gli ingredienti che ho usato. Il pollo. È una zuppa di pesce. A me il pesce fa cagare. Di la verità, se anche tu hai servizi sociali. No, guarda che qui l'unico criminale sei tu. Marione mi garantisce che sei uno a posto. Si tratta di un lavoro a tempo determinato. Determinato quanto? I ristoranti si aprono e si chiudono. Io voglio andare al concorso! Ci andrai al concorso e farai del tuo meglio, va bene? Però adesso apri sta porta. Partiamo mercoledì alle 15.30, d'accordo? Quanto Basta mette in scena la sindrome di Asperger, un disturbo dello sviluppo imparentato con l'autismo. Insomma, a 30 anni da Rayman, il tema di questa malattia, piena di luci e ombre, tornano sullo schermo in un duetto serrato tra Arturo, chef talentoso appena uscito dal carcere per rissa, e Guido, ragazzino con la sindrome di Asperger, che si trova in un centro di recupero gestito da Anna. Quando il cinico Arturo si ritrova a scontare la pena ai servizi sociali tenendo un corso di cucina, ecco che tra gli allievi al centro c'è Guido, un complicato ragazzo che si rileva però pieno di potenzialità culinarie. Al motto di «Il mondo ha tanto bisogno di un perfetto spaghetto al pomodoro che di un branzino al cioccolato», Arturo riesce lentamente a rompere gran parte delle barriere che proteggono Guido e a creare con lui un meraviglioso rapporto di amicizia. Oh, hai bisogno di cambiare l'acqua al pesce? Pisciare, mingere, urinare. Ah. E dai Guido, però almeno una ventina di queste espressioni figurate, imparale a memoria, io lo dico per te. Io comunque preferisco farla all'aperto. La nonna mi dice che nei bagni pubblici si possono prendere i parassiti. Sì. Va bene, io vado a bere qualcosa, piscio, prendo le piattole e torno. Va bene? Impossibile non elogiare la poesia e la delicatezza con cui viene trattato il tema della sindrome di Asperger. Quanto Basta resta nel cuore degli spettatori e trascina via qualche lacrima, perché privo di qualsiasi pesantezza e pietismo associato, ahimè troppo spesso, a questa difficile sindrome. Il regista Francesco Falaschi sceglie di mostrare questi ragazzi con uno sguardo molto differente, con la leggerezza giusta, mai offensiva o superficiale, che ci permette di ridere di cuore talvolta, ma anche di riflettere su tante situazioni che spesso passano in secondo piano nel dibattito comune. L'elemento indubbiamente più riuscito di tutto il lungometraggio è rappresentato proprio da questo, e a Guido ci affezioniamo proprio perché non proviamo compassione. A loro, Timo. Maggiorana, pepe nero, cipolla. Porca puttana.
Ma li hai azzeccati tutti? No, no, no. No, c'è anche Rosmarino. Ora sono tutti. Hai voluto esagerare, vedi, il Rosmarino non c'è. Il Rosmarino è presente, seppure in minima quantità, ma è presente. Se ti dico che non c'è, non rompere, no? C'è il Rosmarino. E vabbè, dai, un po' di Rosmarino ce l'avrei messo, no? Ma non ce l'ho messo, perché gli devo dire una c***a? Scusami. Questo è l'olio. Sì, stai calmo, però. Oh. Dai, lo sapevi? No. Che c'hai? Il palato assoluto. E bravo qui. Quello che ci insegna il film, fin dal suo titolo, è che non serve una precisa e definitiva unità di misura nella vita. Il quanto basta è una frase che ognuno di noi si è sentito dire dalla propria nonna. Metti nel ciambellone quanto basta di farina, cuoci lo spezzatino quanto basta. Insomma, in cucina dobbiamo farci un po' guidare dall'istinto, perché è quello a fare la differenza in un grande chef. Allora, la prossima volta che cucineremo, aggiungeremo quel preciso ingrediente, un po' come ha fatto il regista Falaschi in quest'opera. Non con una quantità ben precisa, però, ma semplicemente quanto basta. Un viaggio che se n'è andata a un ritorno, che se n'è vita o solo un giorno. Se vinco lo stage, mi pagano, mi compro la macchina e trovo una fidanzata. Ah, è automatico. Vinci lo stage e vinci anche la fidanzata. Sì. Papà, ti presento Guido. Piacere. Però tu adesso mi devi dire qualcosa del tuo di padre. Si arrabbiava sempre con me. E lo sapeva che tu sei... Asperger. No, lui pensava che ero scemo. Secondo te le piaccio? A parte che ti vesti, sei un bel ragazzetto. Non t'ho sentito! Full power, full power, full power! Lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare. Che se ci pensi siamo solo di passaggio. E per quanta strada ancora c'è da fare. Quando si esce dalla sala si porta con sé una carica energetica a merito di questi personaggi così profondamente vari in paure, fragilità, contraddizioni e aspirazioni. Ci vediamo quindi l'8 novembre al Cineplex Cinema di Bonn, il 23 novembre al Tic Bell Live Box di Toronto. Per maggiori informazioni contattateci al 416 531 9991 o scriveteci a oraqui@cinradio.com. Buona serata. More than any one man deserves. Ariana, Shaggy. Avete appena visto le immagini del video musicale Adesso o Mai, un duetto tra Shaggy, il cantante giamaicano famoso per la sua bombastic, e l'eclettica e versatile Arianna. Ed è per noi un grandissimo onore il fatto che ci è venuta a fare un saluto proprio qui nel nostro ufficio. Buonasera, eccoci qua. Come hai trovato questa Toronto? L'ho trovata più fresca che a maggio, sicuramente. Però bellissima, io adoro Toronto e adoro il fatto che ci siano un sacco di italiani, perché mi sembra un po' di essere a casa, una piccola parte di casa, 7000 km spostata, ma si sta bene, la gente mi vuole bene, mi apprezza e quindi mi sento veramente bene quando sono qui. Insomma, sei tornata più volte, ecco, che rapporto hai creato con questa città e con chi ti segue anche da qua? Ma come dicevo, io non mi aspettavo tutti questi italiani e tutto questo amore per il proprio paese, diciamo, anche se sono a volte metà e metà, sono metà canadesi, metà italiani, ma si sentono molto italiani. E quindi quando parli dell'Italia gli brillano gli occhi, piangono, pensano al cibo, pensano alle amicizie che hanno, alle famiglie che hanno, e questo riempie il cuore, perché io poi quando vengo qua, cosa faccio? Vengo e canto le canzoni, tipo stasera canterò una canzone, Lacrime Napolitane, con la traduzione anche per chi magari è figlio di figli, quindi non sa né l'italiano né il napoletano, perché è napoletano, però chiaramente canto le canzoni anche sull'immigrazione,
canto le mie canzoni dance, però essendo italiana credo che sia bello anche per gli italiani sentire qualcosa di tipico, no? Tu hai girato il mondo anche con gli stili musicali, ti abbiamo visto ed ascoltato in duetto con Shaggy, re della musica reggae, ma anche con il rapper Pitbull. Com'è nato in te questo desiderio di cimentarti in altri generi e riuscire poi a realizzare queste accoppiate con incredibili star a livello internazionale? Ma è allora l'unione e la mescolanza di vari generi, cioè io nasco, diciamo, quando ho fatto il primo Sanremo sono nata come cantante più melodica italiana. E invece anche Torna Sorrente è una canzone prettamente melodica, cioè la cantavano i tenori. Però il fatto di mischiare la melodia italiana con qualcosa di diverso ha funzionato. Siamo andati quinti nella dance charts americana, quindi è stato un grande obiettivo, un grande successo. E da lì ho iniziato a prenderci gusto, ho iniziato a fare duetti con appunto con Shaggy, con Will.i.am. E poi ho incontrato un mio idolo che è Michael Bolton e con lui ho cantato anche per le presidenziali di Hillary Clinton. Quindi insomma ho iniziato a frequentare l'America per motivi personali e per motivi lavorativi e adesso mi divido un po'. Sappiamo che il concerto per cui sei venuta in Canada è tutto esaurito e questo conferma il grande affetto che ha per te il pubblico di Toronto e quindi ci chiediamo tutti, quando tornerai a trovarci? Io voglio fare una roba teatrale qui, lo dico, perché il mio, sai che è la mia seconda grande passione, il teatro, ho fatto tanti musical e ho fatto un musical a Detroit come protagonista che si chiama Murder Ballad, che è stato fatto anche off-Broadway, è stato fatto a Londra e che adesso stiamo traducendo in italiano e lo porteremo in scena in Italia. E spero di farlo anche a Detroit, cioè a Toronto, perché il cast di Detroit, Detroit-Toronto, sono solo 5 ore, quindi... È un'ora d'aereo! Un'ora d'aereo! Quindi mi piacerebbe portarlo anche qui e poi portare magari qualcosa di italiano. Ti aspettiamo! Ciao! E adesso lasciamo Arianna perché a pochi isolati dal nostro ufficio incontriamo il suo partner musicale, Shaggy, con cui ha prodotto quello che è stato un vero tormentone di un'estate. Ecco la nostra intervista. You know, when Arianna came to Jamaica with her husband Olivier, you know, they took a little car and they drove around to every little nook and cranny on the countryside and greeted the people and ate the food and soaked in the atmosphere, and I really love that. If your slip is line, I can't replace the thing then that your love provides. And everything that you want confirm the love inside. So let's unite. Cause she'll never quit, she'll commit it, and she'll never put no one above. Italy is a whole special place in my heart for years. You know, I find the culture being very similar to Jamaica. And, just the energy, you know, beautiful people, a lot of culture, great food, beautiful history, you know, great architecture, and a lot of history, yeah. Concludiamo quindi con la musica questa puntata di Ora Qui. Vi auguriamo una buona continuazione di serata, dandovi appuntamento alla prossima settimana.